Della Lega di Bologna siamo alla seconda aggressione. Quello che è accaduto oggi è qualcosa a dir poco allucinante. Hanno cercato di linciare me, Matteo, Alan Fabbri, il nostro candidato, e l'altra consigliera comunale. Sono saltati sull'auto, hanno, come puoi vedere, spaccato tutti i vetri, siamo dovuti correre via. Abbiamo deciso poi di non far più la conferenza stampa dentro l'area sosta, ma in un albergo, come ha detto Matteo, in quella risosta torneremo più avanti. Ora spero che il sindaco intervenga sui centri sociali, è da anni che chiediamo lo sgombero di persone che oggi hanno dimostrato come pensano che bisogna parlare. Addirittura mi hanno detto già dei giornalisti che sono uscite delle dichiarazioni dove hanno detto che se per caso avessimo voglia di tornare o ci ripresentassimo in città farebbero la stessa identica cosa, perché vogliono tenerci lontani da Bologna, cosa che non riusciranno a fare. Cosa le dice delle dichiarazioni del PD, che ha reso il PD, il segretario del PD locale Donini ieri, parlando... Infatti quello che è accaduto è anche grazie alle dichiarazioni che il PD sta facendo da giorni, dove ha cercato di far passare che lo schiaffo io me lo sono meritato, invece che condannare lo schiaffo. Abbiamo un assessore che dice che vanno presi a schiaffi le persone comunque che non la pensano come lei, perché questa è la democrazia che vige qui. Un presidente di quartiere che ci ha attaccato anche appena avvenuta la cosa, la sua prima dichiarazione, ecco, se la sono cercata, hanno ottenuto quello che volevano. Credo che nessuno voglia questo.